Pagine 152-153. Eccoci ragazzi, ci siamo! Arriva il principe! Ehi, principe Azzurro! Dici a me? Sì, senti, noi vorremmo chiederti un favore. Se posso esservi utile. È successo che lo scienziato pazzo ha fatto addormentare Cristina. Solo tu potrai svegliarla con un bacio. E come faccio poi con Biancaneve? Io ho un'idea. Tu prima svegli la tua Biancaneve, poi vieni con noi e svegli anche Cristina. A meno che... A meno che... Avete visto che questa Biancaneve ha la stessa voce e lo stesso aspetto di Cristina? Io me ne sono accorto per prima! E allora? Allora potrebbe accadere che quando si sveglia Biancaneve, si svegli anche Cristina. Allora datti da fare, principe! Vado e torno. Ecco Biancaneve, è bellissima. Adesso si china, le dà un bacio e... Oh, dove sono? E tu chi sei? Cosa mi è successo? Io sono il principe azzurro. Hai mangiato una mela avvelenata e sei caduta in un sonno mortale. Ma ora io ti ho riportato in vita. Vieni, Biancaneve, andiamo al mio castello. Diventerai la mia sposa. Ma veramente io... Adesso che ricordo, non ho mangiato una mela. Io sono stata punta dallo scienziato pazzo. E non mi chiamo Biancaneve, ma Cristina. Ma allora dov'è finita Biancaneve? Cristina! Eccoci! Siamo qui! Oh, salve ragazzi! Ma chi era quello? Era il principe azzurro! Biancaneve! Biancaneve! Dove ti sei cacciata? Aspetta, principe azzurro, e ti diamo una mano noi a cercare la tua Biancaneve. Ragazzi, la ricerca è stata lunga e faticosa. Volete sapere com'è andata? Bene, la comitiva era abbastanza strana. Oltre a noi della redazione c'erano il principe azzurro, Frankenstein e, come se non bastasse, lo scienziato pazzo e Dracula. Questo strano corteo si è incamminato nel mondo del cinema in cerca di Biancaneve. Abbiamo rischiato molto, eh? Credete che sia stato facile convincere Geronimo che Biancaneve non era una scuola rapita dai bianchi e far capire al detective Marlowe che non eravamo una banda di spacciatori di droga e convincere James Bond che Biancaneve non era una parola d'ordine per entrare nel Pentagono? Abbiamo incontrato perfino Woody Allen, che voleva fare un film comico con Cristina e il principe azzurro nella parte di un ballerino di Tip Tap. Per capire qualcosa di quello che ci è successo e quali film abbiamo incontrato mentre cercavamo Biancaneve, provate a numerare le vignette alle pagine 152 e 153, facendovi guidare dalle sequenze sonore dei film, e alla fine vi diremo dove si era cacciata Biancaneve. Colonna sonora numero 1. Colonna sonora numero 2. Colonna sonora numero 3.
colonna sonora numero 4. Colonna sonora numero 5. Colonna sonora numero 6. Colonna sonora numero 7. Allora potete controllare la soluzione a pagina 160. Beh, sapete dove abbiamo finalmente trovato Biancaneve? Sul set di un film ambientato alle isole Hawaii, mentre si divertiva un mondo a ballare con i fiori al collo.